terminato il match contro Brescia, una partita che sappiamo sarebbe stata molto difficile perché Brescia comunque sta affrontando un momento positivissimo e noi invece comunque abbiamo l'infortunio di Pedron e quindi abbiamo perso 3-0, merito di Brescia e demerito nostro sicuramente, perché in alcune azioni non siamo stati abbastanza salienti, diciamo. Devo dire che oggi Brescia ha fatto un'ottima partita, ha risolto situazioni complicate con un'ottima qualità di secondo tocco e poi con attaccanti che hanno attaccato alto, forte sulle mani, quindi risolvendo con la forza in attacco situazioni complicate, quindi bravi loro. Noi per i primi due set abbiamo giocato una buona palla a volo, ma loro meglio di noi. Nel terzo invece noi avevamo un grande vantaggio, lì è l'unica cosa da recriminare perché abbiamo subito break con battute flottanti, seppur di buona qualità, ma insomma si doveva fare cambio palla prima. Oggi è mancato qualcosa dal punto di vista del nostro attacco perché non siamo riusciti a sfruttare Mokalski da seconda linea e quindi onore e grande merito a Brescia perché comunque i numeri sono simili e noi non siamo andati tanto lontani dai nostri standard, quindi Brescia oggi ha giocato un'ottima partita, noi una partita sufficiente non è bastata. Domenica si gioca a Gioia del Colle, un altro match importante per noi perché comunque per entrare matematicamente nei primi quattro ci servono ancora dei punti, e quindi ci attende questa trasferta dove Gioia naturalmente lotta per entrare nelle prime quattro e quindi sarà un altro match molto duro. Partita durissima perché le squadre arrivano alla fine di un ciclo di tante partite, quindi dobbiamo vedere quante energie residue ci sono. Tra l'altro Gioia del Colle gioca a una velocità in casa molto maggiore di quella che gioca fuori casa, quindi noi andiamo a Gioia, sarà dura. Sappiamo che dobbiamo fare ancora dei punti per entrare nelle prime quattro e la partita di oggi ci ricorda, semmai ce ne fosse stato bisogno, che quando siamo primi in classifica o vicini alla prima posizione non vuol dire che poi si debba comunque pensare alla vittoria del campionato, alla Superlega prossima. Qui ogni partita è una grande battaglia e per noi entrare nelle prime quattro è il primo grande obiettivo, perché intanto chi arriva nelle prime quattro ha la certezza il prossimo anno di rifare la Serie A. Quindi insomma è un bel monito la partita di oggi, le partite saranno dure, il livello si alzerà, il livello della pallavolo si alzerà, quindi noi dobbiamo farci trovare pronti, lavoriamo intanto per rimettere prima possibile in pista Matteo, ma la cosa non verrà nei prossimi giorni, quindi dobbiamo migliorare così come siamo. Adesso abbiamo due trasferte, Gioia, Mondovì, dopodiché abbiamo la partita in casa, l'ultima in regular season contro il Calcio Italia e poi una settimana di pausa e la seconda fase. Quindi siamo agli sgoccioli della regular season ormai e i punti diciamo importanti bisogna raccogliere il più presto possibile. Come affronterà Tuscania senza Matteo Pedron questo momento diciamo importante? Ma come dicevo, noi in attacco oggi nei primi due set siamo stati sui livelli abituali, non è mancato l'attacco nei primi due set e ripeto, c'è Brescia che ha fatto qualcosa in più. Mi ricordo tre ottime battute di grande qualità nel primo set che hanno fatto la differenza, nel secondo set invece ottimi attacchi veramente di altra categoria. E poi mancato qualcosa nel terzo set, ma non dipendente esclusivamente dalle alzate di Daniele. Quindi noi c'è da ottimizzare. Avevamo detto la scorsa settimana che un nuovo assetto, un nuovo equilibrio andava trovato. Daniele deve trovare autonomia, ma penso che oggi, oltre alla bravura di Brescia, non sia mancato poco da quello che ci poteva dare Daniele. Si parla di sfumature, si parla di palloni da mettere a posto, non abbiamo tempo e quindi li analizziamo, poche alzate per mettere a posto alcune situazioni,
e poi grande determinazione, perché si può vincere anche con questi numeri. Quindi l'appuntamento è per il match con il Club Italia qui al Palamalè, e vi aspettiamo.